Oh, giovani amici Facebook, unboxing super fast oggi, mi è appena arrivata la nuova The Fun Box, quindi faccio un nuovo video, questo è il numero di gennaio. Il tema era fazioni in guerra, super gonfio, guardate che roba, mi dicono che è normale, anzi, hanno scritto addirittura un paio di persone in privato dicendomi spacchetta subito la fan box di gennaio perché questo mese è veramente super, vedrai che roba, super gonfia, gonfia e gonfia. Ok, tu non puoi passare, sigillo aperto, andiamo ad aprirla, ecco perché gonfia, fazione in guerra, un maledetto peluche, sapete che io non sono un grande amante, però questo mi sembra molto figo, di Angry Birds, originale ovviamente, Angry Birds Star Wars, non avevo collegato, figo, finirà diciamo dentro insieme agli altri peluche qui in redazione sul divano. E poi vedo già spuntare un fumetto, Deadpool serie oro, ecco, bravi. Tra l'altro volevo proprio, stavo per lamentarmi di una cosa, ma non posso farlo questa volta. Perché? Perché The Fun Box solitamente inserisce un fumetto all'interno di ogni box, no? L'abbiamo visto negli altri video. Il problema è che magari non, anzi, praticamente mai è il numero 1 della serie, tipo il 37, il 28, ed è insomma un po' assurdo effettivamente, perché che te ne fai del 28 di una serie? Cioè, se la conosci già, ce l'hai già, se non la conosci vuoi l'1. Questo invece è una buona risposta alla critica che stava per arrivare, brava The Fun Box, perché è semplicemente un numero speciale, quindi che si può leggere senza problemi, Deadpool serie oro. Vediamo cosa c'è dentro, il mercenario chiacchierone, i protagonisti, ci sono un po' di storie. Deadpool uccide l'universo, parte 1, 2, 3, 4, il mercenario del mito, portatemi la testa di Mickey Dobbs. Quindi molto bravi, fighissimo, Deadpool serie oro con il numero di gennaio di The Fun Box. Poi vedo molto bene, Box Busters, Battle of Hoth, Star Wars... figo, ah fighissimo, diventa, è un cubo che clicchi si apre e diventa così aperto come qui, questo finisce appeso nella nostra parete qui dietro di me, peccato sia un po' schiacciato ma non troppo, eccolo qua, i cubi si aprono, molto figo, c'è Yavin, Endor e Hoth, e Rebels Fight Attack, questo è Hoth, bello, probabilmente era random, questo lo scopriamo dopo, vediamo. Poi fazioni in guerra il tema sempre, questo è Army Sluban, questo è uno dei tanti cloni della Lego, Sluban non l'avevo mai sentito, però eccolo qua, ed è un set diciamo militare, mettiamo qua. Poi la maglietta, come sempre vi ricordo c'è sempre almeno una maglietta e potete voi indicare la taglia. Vediamo cosa c'è, Star Wars, molto figa sembra. Eccola qua. Tra l'altro io gli ho detto M perché volevo fare il figo, ma dovrò aggiornare il mio ordine perché sono assolutamente diventato una L purtroppo. Molto bella questa maglietta di Star Wars, sempre originale, bravi, bella la stampa, bella la maglietta nera, mi gusta moltissimo, mi è un po' piccola purtroppo, ma non è colpa loro, è colpa mia che ho voluto fare il figo e dirgli mandatemi una M. Poi c'è sicuramente altro, vediamo che altro c'è. Cos'è? Atomicron, microeroi, mega battaglie, è una roba per super bambini, va bene, adesso non sto ad aprirlo, non so cos'è, pesca, vediamo, c'è un'altra roba grossa, un altro, c'è anche Yavin, sempre Box Busters, i cubi di prima, no? Che vi ho mostrato prima, c'è anche Yavin, vi avevo detto che c'erano vari, c'è Endor, Hoth, Rebels Fighter e Yavin, noi ne abbiamo già ben 2 su 4, quindi è già partita la collezione. Poi addirittura è pieno di roba questo mese effettivamente. Blueprints Papercraft, ti costruisci il tuo bel Darth Vader in carta se vuoi, quindi Papercraft si ritaglia, direi, probabilmente è già tagliato, bisogna semplicemente incollarlo, easy to assemble, addirittura forse neanche si incolla, si incastra e basta, lo scoprirò dopo, più tardi magari lo monto, eccolo qua, figo sta cosa, bello.
E basta, immagino. C'è ancora qualcosa, vediamo. Sì, non c'era altro, c'è solamente il solito catalogo finale che adesso vi faccio vedere e un buono sconto da per SBF solo beifumetti.it. Questa è una collaborazione, immagino, semplicemente 15% di sconto, vabbè, un po' di pubblicità barra sconto per solo beifumetti. Guardiamo se ho tutto quanto. Questo è il solito catalogo che arriva insieme ad ogni box, maglietta, sì. Peluche Angry Birds, sì, Princess Leila, tra l'altro ce l'ho anche già qui dietro, Han Solo abbiamo beccato noi, ci poteva beccare di ogni, Darth Vader, peccato che non ho beccato per Darth Vader, Chewbacca, ce n'erano di bellissimi, comunque anche solo schifo non fa. E poi il fumetto, Civil War, fumetto Civil War, le battaglie del secolo numero 1, oppure Deadpool serie oro, Deadpool uccide l'universo Marvel numero 1, noi abbiamo beccato Deadpool alla grande. E poi Star Wars Box Blast, Busters per 2, quindi random tra le 4 possibili. E poi Star Wars Blueprint Papercraft, l'abbiamo visto, abbiamo beccato Darth Vader, potevamo beccare anche uno Stormtrooper o Chewbacca, direi che siamo andati benissimo. E poi Sluban Army set costruibile, anche la Terra manda alcune delle sue truppe, bla 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 bla, questo clone della Lego, e una bustina di Atomicron, ci sono altri eserciti nella galassia, bla 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 bla, quindi sette cose. Seguici su Facebook, bonus ninja. Cos'è bonus ninja? Questa è una roba nuova. I tre più veloci ad acquistare la box del mese si aggiudicano due magneti Star Wars e una bustina Atomicron aggiuntiva. Niente di che, però è un incentivo in più per comprarsi le box il prima possibile. Il tema di febbraio è eroi ed è in vendita ora, ve lo ricordo. Quindi questo era The Fun Box di gennaio, l'abbiamo visto, un bel mese, bella la maglietta, il peluche carino, se vi piacciono i peluche, io preferisco le action figure, carino le Box Busters. Questo clone Lego, questo Atomicron, niente di che, bravi che hanno iniziato a mettere i fumetti numero uno, comunque edizioni speciali leggibili senza problemi, e carina anche il Papercraft qui, quindi promossa la fanbox di gennaio. Ci vediamo nel prossimo video dedicato alle Mystery Box. Se vi piacciono i miei video fate un bel like, fate uno share, fatelo conoscere ai vostri amici, se non vi piacciono fate un dislike e ci vediamo nel prossimo video. Non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, ciao.